Grazie, ho chiesto di intervenire il consigliere Brambilla, prego. Grazie Presidente. Volevo fare riferimento a tre eventi distinti che riguardano lo stesso argomento. Però permettetemi una premessa, oggi in aula volevo insomma esternare la mia vicinanza e penso anche a nome di tutto il Consiglio Comunale al consigliere Troncone per diciamo, una vicenda che l'ha colpito in questa settimana con un episodio nei confronti della sua macchina, sta indagando diciamo, la Digos per una denuncia che ha fatto lo stesso consigliere, gli è stato spaccato insomma, il vetro, il parabrezza della sua auto. Ecco, penso che quando qualcuno tocchi un membro di quest'Aula, indipendentemente dal colore politico, sta toccando l'istituzione Consiglio Comunale di Napoli e quindi credo che tutti noi dobbiamo dare solidarietà al consigliere Troncone. Questo mi sentivo di dirlo come premessa. Diciamo che invece l'intervento articolo 37 riguarda tre eventi distinti. Il primo è un'inchiesta, sempre dalla Corte dei Conti, sui debito famoso emergenza rifiuti, dove sono stati rinviati a giudizio ex assessori e dirigenti. La motivazione è perché sono stati occultati nei bilanci dell'ente 71 milioni con un danno erariale di 2,2 milioni. Ecco, noi di questa cosa è già da 2 anni che ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato anche in campagna elettorale, chiedendo conto ad Asia del perché nei bilanci sia di Asia che del Comune non ci fosse questa mole di debito nei confronti dell'UTA con due diverse convenzioni stipulate, una nel 2008 e una più recente nel 2012. Dal bilancio del Comune di Napoli dal 2012 in poi non appare nessun pagamento di quote relative all'UTA ed è per questo che diciamo, la Corte dei Conti sta indagando. Ancora più sorprendente è il fatto che questo debito non fosse stato inserito nel piano di riequilibrio del 2013. Per cui segnalo come primo elemento questo, con un danno erariale si parla di 2,2 milioni di euro. Quando dicemmo in commissione più di un anno fa, mi pare a gennaio-febbraio 2017, che il Comune aveva nascosto questo debito, fummo insultati in commissione, ma non è tanto per l'insulto al quale siamo abituati anche in quest'Aula, ma per il fatto che probabilmente qualcuno che sapeva di averla fatta grossa continuava a mentire anche in una commissione consiliare. Il secondo fatto invece riguarda sempre un'inchiesta della Corte dei Conti con il rinvio per danno erariale di 8 funzionari, anche qua si parla di 900 mila euro per fitti non incassati, ma la cosa grave è la motivazione che scrive il pubblico ministero, emerge un quadro di diffusa illegalità. Ecco, allora davanti e siamo già al secondo fatto di diffusa illegalità, di danno erariale, di occultamento di introiti per il Comune. Oggi parleremo di un bilancio ballerino, mancano i soldi e qua stiamo parlando di 2,2 più 1, siamo già a 3 milioni e 2. E poi arriviamo al terzo punto, che sono questi 10 milioni di bollette non pagate. Questo è ancora più grave perché ogni anno se voi qualcuno di voi ha la bontà di leggere le schede dei debiti fuori bilancio ogni anno, scoprireste che ogni anno noi paghiamo milioni di debiti esattamente per questo motivo, perché non c'è nessun controllo delle fatture sia dell'Enel che del gas, per cui noi ogni volta dobbiamo pagare debiti fuori bilancio. In questo caso sarà ancora peggio perché c'è stata una cessione del credito da parte di Enel nei confronti di una banca. Quindi noi, la banca interviene immediatamente e Enel rinuncia un po' di guadagno, però è sicura poi di andare a beccare questi soldi prima di un eventuale contenzioso lungo con l'ente. Ed è singolare che non ci sia un controllo sulle spese che sono relative a bollette di edifici comunali. Questo vuol dire che probabilmente non sappiamo neanche se stiamo spendendo troppo rispetto a quello che dovremmo spendere. Penso che ognuno di noi a casa sua, a casa propria, controlli le bollette del gas e della luce per vedere se c'è stata una spesa improvvisa o se il conto non torna e chiedere poi eventuali storni nelle bollette successive. Mentre qua risulta che
che ci sono 36.000 bollette non pagate, vuol dire che non c'è nessun controllo della spesa corrente da parte degli uffici preposti. Io sto parlando seriamente, grazie. Degli uffici preposti, penso che siamo la terza città d'Italia, stiamo parlando di cose serie. Stiamo parlando di 10 milioni non pagati di bollette Enel, se vogliamo ridere, ridiamo, però poi quando andiamo a affrontare il bilancio vediamo se ridiamo ancora. Ripeto, sono tre casi che messi insieme fanno qualcosa come 15 milioni di euro. Se poi noi vogliamo continuare a far finta che ci sia un controllo delle entrate e delle uscite in questo comune, allora continuiamo a far finta. Però poi, vedete, la Corte dei Conti è un po' in ritardo di 2 anni circa, ma arriva e sta arrivando e continuerà ad arrivare quando arriverà al consuntivo e al rendiconto 2016 e sarà ancora più feroce quando arriverà al rendiconto 2017. Grazie.